Stavolta il pericolo è stato scampato all'ultimo perché il mezzo pesante, accortosi del guaio nel quale si stava cacciando e che stava provocando anche ad altri autisti, ha deviato in tempo per non invadere il ponte di Torre d'Oglio. Ma la fotografia scattata dall'alto, dal drone e pubblicata su Facebook da Roberto Padova è emblematica del rischio che si è corso. E peraltro anche parte del guardrail è rimasto danneggiato dalla manovra spericolata di rientro. Il solito mezzo pesante che prova comunque a salire sul ponte di barche di Torre d'Oglio, ignorando la segnaletica e sperando forse di riuscire in qualche modo a passare quando in realtà il transito è impossibile proprio per il peso dei tir. C'è chi ultimamente dà la colpa di questa situazione allo spostamento maggiore dei mezzi pesanti dalla A22, spesso chiusa per nebbie e incidenti, sulle cosiddette strade basse. Sia come sia, in questo caso è andata bene, ma una soluzione diventa ormai indispensabile. Da qui la decisione di Giuseppe Torchio, sindaco di Bozzolo e consigliere provinciale di Mantova, di chiedere un intervento per avere restringimenti della carreggiata e per coinvolgere di più i movieri che lavorano sul ponte. Proprio da Torchio è partita un'interrogazione al presidente della provincia di Mantova, Carlo Bottani. Questo luogo di confluenza tra il fiume Oglio e il fiume Po non vengono rilevati dai tonton, per cui spesso e sovente si incastrano, e sono oramai decine i casi di camion che si incastrano nel manufatto che adesso è fisso. E comunque non è più su quattro rampe che venivano cambiate a seconda del livello del fiume, ma il problema generale è che la provincia sta intervenendo, ma evidentemente con la riduzione dei trasferimenti dello Stato e delle possibilità operative che si è assottigliato 10 volte, non è più nelle condizioni di poter far fronte all'iniziativa. Quindi la sistemazione dell'apparato interdittivo che deve essere messa prossimamente impedirà tutti questi sforamenti e queste vere e proprie incursioni quando la viabilità provinciale, con alcuni chilometri in più, è in grado comunque di garantire il passaggio.